forse che è meglio. Bravo, abbiamo discorso tra un po'. Si avvicina. Cosa fate, ragazzi? Dove andate voi? Ma non c'è neanche bisogno di chiederlo. Io vado alla mia settina al mare. Oh. Da bambino la scuola l'estate. L'estate al mare non si tocca. Non si tocca. Questo che hai detto. Anch'io da bambino andavo sempre al mare. Abitavo al mare. Oh. Ogni estate, sole, abbronzatura, amici. Bello, bello, tanti passati, ma c'è da dire che da quando è arrivato l'euro cambiato la musica, adesso la gente del lavoro non si può più permettere di prendersi 2 settimane, cioè, già stai arrivando 10 giorni, no? Vero? Sì, a proposito, ma voi cosa fate in vacanza? Per esempio, io in vacanza avrei tante cose da fare, e invece cosa faccio? Nulla. Oh, che bello. E tu, Luca? Ma scherziamo, ragazzi. Nulla. E tu, Matteo? Io? Nulla. Perché in vacanza non si fa nulla. E che vuol dire? Sei in vacanza. Oh, bello. E che differenza c'è allora? Sei in vacanza tutto l'anno? Ecco, la mia è una lavoratrice. Dai, ragazzi. Oh, che fatica. E come sempre, l'unica a lavorare qui dentro sono io. Ah. Un'estate al mare, voglia di sognare. Oggi prepariamo la salsa verde. Ha un profumo che dice mangiami, mangiami. Ecco gli ingredienti. Usiamo tanto prezzemolo. Tritiamo finemente uovo sodo, capperi, acciughe sott'olio e pinoli, aglio e prezzemolo. Pestiamo gli ingredienti nel mortaio per ridurre in crema. Regoliamo di sale il pepe, diluiamo con l'olio e mescoliamo fino ad avere un composto cremoso. Non usiamo il frullatore perché scalda gli ingredienti. Questa salsa è ottima per rilevare il sapore delle carni lessate, come il pollo lesso ad esempio. Un gioco che non vinco mai, ma che rifarei. Benvenuti all'angolo musicale, l'angolo più atteso da tutti i nostri telespettatori. E oggi parliamo di artisti giovanissimi, quindi via anticaglie, via vecchi fantasmi, via... No... Oh, ave plebea! No, anche oggi è qui, ma cosa vuole? Tutto bene? Ma io sono qui che vago per la vostra città in cerca di ispirazione. Guardi, continui a vagare. Vaga. Questa settimana chi mi presenta? Allora, giovani. Questa settimana lei è fortunato perché oggi proprio artisti giovanissimi. Eccolo Gaetano Curreri. Cominciamo con una ragazza giovane, il suo genere immagino più, no? Il suo genere preferito. Comunque questa ragazza, Maffi, viene da Piacenza e pensi, vive ancora con mamma e papà. Oh, brava ragazza, sì. E studia musica, però con un occhio sempre rivolto alla musica americana, alla musica pop. E non so, un po'. Comunque lei canta di giovani amori, di feste. Oh, veramente proprio di allegro. Si direbbe, insomma, spensierato, come lei. E mi dica qualche titolo di canzone. Sì, e c'è la sua canzone che si chiama Grazie a te. Scusa, lei sta mancando di rime. Eh? Se mai grazie a lei, la ringrazio. Non grazie a te. Come sempre capisce sempre tutto bene. No, è il titolo della canzone, Grazie a te. Ancora? Ma scusi, lei è un po' di educazione. Ma queste donne moderne, ma dove andranno a finire? Ma... Come al guinzaglio andranno a finire? Ma chi è?